Benvenuti a una nuova puntata di Opportunity, la rubrica di 99 TV su bandi, corsi, concorsi e opportunità occupazionali offerte dal nostro territorio. Concorso a premi a tratti, i giovani e l'alto tavoliere. Sono stati riaperti i termini di partecipazione al concorso a premio a tratti, indetto dal GAL Daunia Rurale in collaborazione con il MAT, Museo dell'Alto Tavoliere, e con i comuni del territorio del GAL. Il concorso vuole far emergere sia i tratti con cui il territorio viene descritto dai giovani e sia di riflesso i giovani che sono ancora attratti dalla loro terra. Le forme artistiche ammesse al concorso sono divise in tre sezioni, fotografia, musica e cortometraggi, e possono partecipare i giovani under 35 residenti negli 8 comuni del territorio del GAL Daunia Rurale, cioè Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Sera Capriola e Torre Maggiore. Il tema del concorso è la rappresentazione in termini innovativi e creativi dell'alto tavoliere e delle sue comunità. Il candidato, attraverso il brano, la fotografia o il cortometraggio, dovrà evocare un'esperienza emotiva che ricordi la storia, i paesaggi, la cultura e la memoria collettiva del territorio nei suoi aspetti più peculiari e specifici. Il brano musicale vincitore verrà eseguito live, il cortometraggio vincitore verrà proiettato e la foto vincitrice verrà esposta. Tutto al MAT, Museo dell'Alto Tavoliere. Una giuria di esperti eleggerà con giudizio insindacabile l'opera migliore per ciascuna categoria e il primo classificato di ciascuna sezione riceverà in premio un buono del valore di 1000 euro da spendere presso negozi specializzati per l'acquisto di attrezzature fotografiche, musicali o per la produzione di cortometraggi. Per agevolare la maggior partecipazione possibile da parte dei giovani under 35 residenti negli 8 comuni del territorio del GAL, la nuova scadenza per l'invio delle domande è stata fissata a mercoledì 15 luglio e le modalità di partecipazione al concorso sono specificate sui regolamenti di ciascuna sezione sul sito del GAL www.galdauniarurale.it nonché sulla pagina Facebook GAL Daunia Rurale. ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 4 unità di personale con profilo di assistente tecnico perito chimico categoria C, da assegnare al Centro Regionale Aria, sede di Taranto e sede di Brindisi, per le attività del Centro Salute d'Ambiente. Il contratto avrà durata di 24 mesi, prorogabili come per legge, e la sede di lavoro è il Centro Regionale Aria, nelle sedi di Taranto e di Brindisi. Tra i requisiti è necessario essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, di perito industriale con indirizzo chimico, ovvero di titolo dichiarato equipollente per legge. Ed è necessario inoltre essere in possesso di esperienza lavorativa su monitoraggio degli inquinanti atmosferici a camino o in area ambiente o in ambienti confinanti o negli ambienti di lavoro e sulla elaborazione di dati ambientali maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto in enti pubblici o privati per un periodo non inferiore ai 12 mesi. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata, come descritto nel bando sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, entro il 4 luglio 2015, nonché i modelli di domanda, curriculum ed autocertificazione sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito internet www.arpa.puglia.it alla sezione concorsi. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 40 del 26 maggio 2015, quarta serie speciale, sono stati pubblicati i concorsi per titoli ed esami separati per ciascuna parte qualifica per il reclutamento di 9 esecutori nella banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza. Possono partecipare tutti i cittadini, uomini e donne, di età comprese tra i 18 e i 40 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
nonché del diploma conseguito in un conservatorio di Stato, relativo allo strumento musicale per cui si concorre o per strumento affine. Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.guardiadifinanza.gov.it, area concorsi online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 25 luglio 2015 e i vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di 6 mesi, durante i quali presteranno servizio nella banda musicale della Guardia di Finanza e seguiranno un corso di formazione di natura militare e tecnico-professionale. Ulteriori informazioni sul concorso e sulla banda musicale della Guardia di Finanza sono disponibili sul sito internet www.guardiadifinanza.it. L'Associazione Culturale Spiragli organizza la 5ª edizione del premio letterario Spiragli di poesia per la sezione Poesia italiana inedita a tema libero, riservata agli autori dei 14 anni in su. I componimenti inediti in lingua italiana e della lunghezza massima di 40 versi devono essere inviati per posta elettronica unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all'indirizzo mail movimentospiragli@libero.it e devono recare in calce i dati dell'autore, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, recapito telefonico, indirizzo mail e la dichiarazione dagli sottoscritta che la poesia è opera del proprio intelletto, che è inedita e che non è mai stata premiata in altri concorsi letterari. La violazione di uno solo di questi obblighi comporterà l'immediata estromissione dal premio Spiragli di Poesia 2015 e ciascun autore potrà inviare un solo componimento. Per la partecipazione al premio è prevista una tassa di iscrizione di 10 euro a parziale copertura dei costi organizzativi e l'operato della giuria è insindacabile poiché la sua composizione verrà resa nota in sede di premiazione. Tutti i partecipanti che avranno comunicato un loro indirizzo di posta elettronica verranno invitati nella cerimonia di premiazione che si terrà nel mese di luglio ad Altamura nell'ambito della rassegna al Tremura 2015. La premiazione avverrà il 17 luglio nel luogo che verrà comunicato per email nei giorni immediatamente precedenti la cerimonia. Il primo classificato riceverà un premio di 200 euro e diploma di partecipazione. La scadenza per questo concorso è prevista per il 30 giugno 2015 e tutti i componimenti dovranno pervenire entro non oltre la data indicata nel bando al seguente indirizzo mail movimentospiragli@libero.it. Bricomen, società del gruppo francese Aedo, specializzata nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti tecnici professionali di uso corrente per la costruzione e la ristrutturazione della casa e delle collettività, ricerca personale da inserire nella sua azienda, presente in Francia, Italia, Spagna e Polonia, con 65 punti vendita, di cui 15 in Italia. Il percorso di allievo caposettore prevede una durata complessiva di 18 mesi ed è articolato in 3 fasi rispettivamente di 3, 6 e 9 mesi. Durante la prima fase di affiancamento ad un caposettore, gli allievi ricopriranno la missione del venditore, conosceranno i clienti, i basici del mestiere e del prodotto. Nel secondo step alterneranno giornate di formazione teorica ad esperienze pratiche che permetteranno di approfondire temi quali progetto di insegna, mercato e concorrenza, conto economico e accompagnamento della squadra. Nell'ultima fase i partecipanti prenderanno progressivamente spazi e autonomia nella gestione della squadra e del reparto e completeranno la formazione allenando la propria dimensione manageriale. Tra i requisiti richiesti, laurea triennale o specialistica, esperienza di studio o lavoro nel volontariato di gruppo, esperienza di studio o lavoro all'estero, esperienza nella vendita, disponibilità al trasferimento e possesso della patente di tipo B. Inoltre saranno valutati i seguenti elementi: positività, umiltà e disponibilità verso gli altri, flessibilità, predisposizione al lavoro di squadra e spirito imprenditoriale.
Gli interessati possono consultare il testo completo dell'offerta di lavoro e candidarsi compilando il curriculum vitae online collegandosi all'indirizzo www.lavorainbricomen.it. L'hotel Residence Gattarella Resort a Vieste in Puglia ricerca chef di partita a primi piatti. L'offerta è rivolta a giovani con esperienza e con voglia di lavorare nel settore del turismo e della ristorazione, con orario full time e sede di lavoro a Vieste. Si offre un contratto a tempo determinato con stipendio di 1.600 euro e tra i requisiti richiesti il titolo di studio della scuola dell'obbligo. Si richiede inoltre disponibilità immediata, serietà, esperienza, voglia di lavorare e senso di responsabilità. E si ricorda che come da contratto è previsto il periodo di prova. Inoltre il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a persone di tutte le età e di tutte le nazionalità. Se siete interessati potete inviare il vostro curriculum telefonando prima al numero 0884 70 36 19. Anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.